Benvenuti su News per te. Ciao mamma! Eleonora Giorgi, il triste annuncio in diretta TV. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi parliamo di Eleonora Giorgi e del suo difficile percorso contro un adenocarcinoma al pancreas, scoperto lo scorso ottobre e operato il 26 marzo. Dopo l'operazione, Eleonora sta affrontando un ciclo di chemioterapia che potrebbe farle perdere i capelli. Questo è un aspetto duro per qualsiasi donna, ma la sua priorità è superare la malattia. In un'intervista a Estate in diretta, Eleonora ha condiviso le sue emozioni, commuovendo tutti. Ha detto di aver bisogno di bontà e di voler uscire di scena con dignità, se necessario. Ha raccontato di aver cambiato look, diventando bionda per affrontare con leggerezza la possibile caduta dei capelli. Ha detto: «Se devono cadere, che cadano da biondi». La solidarietà ricevuta è stata immensa. Molte persone le hanno scritto messaggi di affetto e ringraziamenti. Eleonora si è affidata alla scienza e all'umano supporto del suo staff medico. Nonostante tutto, Eleonora trova forza nel suo nipotino e nei suoi figli. Senza di loro sarebbe molto più difficile affrontare questa battaglia. Ma come sta oggi Eleonora? Paolo Ciavarro, suo figlio e volto noto di Forum, ha rassicurato tutti. Ha detto: «Mamma sta molto meglio grazie ai medici, allo staff e all'amore di tutti voi». Le parole di Paolo sono state un grande conforto per i fan di Eleonora, che hanno espresso il loro sostegno con messaggi affettuosi. Uno di loro ha scritto: «Sei una forza unica, Ele. Ti aspettiamo più forte di prima. Ti vogliamo bene». Se volete lasciare un messaggio, fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news.